Natuzza Evolo. Ha stigmate e segni misteriosi in tutto il corpo. Parla con i defunti e lo racconta ai loro cari. È la mistica di Paravati. Le persone ci stavano dalle 7:15, almeno 100 persone. Perché venite? Sapere almeno se una è ammalata, se ha gente che devono ricevere qualche grazia. Cosa vi ha detto la Tussa? Vi ha detto cose buone? Mi ha detto che mio marito si trova un posto buono e che ha bisogno di molte preghiere. Natuzza Evolo è una donna calabrese di famiglia contadina e apparentemente è una donna come tante altre. Però la grande affluenza di persone che da decenni vanno a lei e cercano conforto, rassicurazione, rasserenazione e i fenomeni di cui lei è al centro ne fanno una figura eccezionale. Paravati è una frazione di Mileto in Calabria, a 13 km da Vibo Valentia. Camminando per queste strade, anni fa, per la prima volta il piede di Natuzza Evolo sudò sangue. Il parroco preferirebbe non parlare della prodigiosa pecorella del suo gregge. Troppe interviste. Ecco la casa, Natuzza racconta. Ha 24 anni, è sposata con un falegname. Non ha conosciuto il padre, morto in America, lontano dalla madre perché non era buona. Dal giorno che sulla sua pelle senza ferite comparve il primo sangue, quanti fazzoletti disegnati spontaneamente in figure sacre da quel sangue. Non può allattare il suo secondo bambino perché l'essudazione le si manifesta dappertutto. Fenomeno vasomotorio che dilatando i tessuti fa uscire il rosso madore, ma come spiegare allora in Natuzza il dono dell'ubiquità? Qui, alla presenza di giornalisti e testimoni, Natuzza Evolo dà la prova di realmente disegnare col sangue. Quelle gocciole scrivono anche parole che Natuzza analfabeta non saprebbe tracciare con le mani. Ingenui segni religiosi aprono, tra corone di stelle, la porta del paradiso. La voglia di scandagliare a fondo la dimensione, insieme così sacra e così terrena, di questa donna che parla con gli angeli, spinge gli antropologi Luigi Lombardi Satriani e Marik Laboggio a recarsi a Paravati. Rimarranno lì intere settimane, entrando in confidenza con Natuzza, con il suo linguaggio, con il suo universo così particolare. Voi da anni e anni che fate questo, ricevete migliaia di persone, dal 1938. Questa cosa ha trasformato la vostra vita. Voi perché lo fate? Io per amore di Gesù lo faccio. Io dico, è una missione e una croce. Io l'accettai come croce e l'accettai pure come una missione. Se il Signore lo vuole, io sono contenta di farlo. Perché sono soddisfatta perché tanta gente viene peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Io sono contenta, porto anima a Gesù. Chi va da Natuzza va spinto da motivazioni diverse. A volte può essere soltanto la curiosità, altre volte problemi concreti. E quello che è certo è che lei accoglie tutti con lo stesso calore, con lo stesso affetto, con la stessa disponibilità, con la stessa pazienza, e tutti ricevono da lei qualche cosa. La fama di Natuzza e della sua prodigiosa esistenza si estende rapidamente in tutta la Calabria e anche oltre. Ormai la chiamano la Padre Pio di Paravati. Perché con il frate di Pietralcina, proclamato santo dalla Chiesa Cattolica, ha in comune molti segni misteriosi, come le stigmate, il profumo di violette e il dono dell'ubiquità. Mani, piedi, ginocchia, sulle ginocchia, sulla spalla. Sì, sì. E questo è da molti anni. Sì, sì, da molti anni. Ma molte volte quando asciugate il sangue. Sì, sì, vengono con i fuori impronte religiose. Prendetelo. Questa è la maglia dove c'è alla spalla.
c'è un cuore, una corona di spine, un santino qua. La crocifissione, quando Gesù portava al Calvario, quando frustavano. E io sentia le stesse frustate, tutto. Ho sentito pure il fel in bocca, l'amarume forte. Quindi voi ogni anno e durante Gesù la settimana Gesù che dice santa... accompagnami al Calvario, la malvagità degli uomini ci fa soffrire. Natuzza funzionava con una macchina tipografica che scrivesse a sangue. Si metteva il fazzoletto sul petto, avvolto, insomma, non disteso per... Finito la sudorazione, si tirava questo fazzoletto, era come se una macchina tipografica avesse stampato su quel fazzoletto una scritta e si leggeva preciso, meravigliosamente bene, questa scrittura col sangue. Lo straordinario era questo, che questo sangue veniva guidato da qualche cosa di occulto. Solo disegni religiosi o anche scritte pure altre... Pure scritte altre lingue. Sia in italiano che in altre lingue. Sì, sì. E voi non conoscete dicono queste altre lingue? L'altra lingua, ma io non capisco, non me ne innumera da sveglia. E voi non avete studiato? No, per niente. Gesù le parla in modo paterno, colloquiale, affettuoso. E talvolta, perché lei capisca meglio, usa termini del dialetto calabrese. A volte voi capite anche se parlano lingue straniere, voi non conoscete le lingue. Io non conosco, però l'angelo mi ripete in italiano perché quella ha parlato in francese e mi dà la risposta come devo dare. Natuzza, nella sua semplicità, come gli sciamani delle culture antiche, mette in diretta comunicazione l'umano e il divino. Era il 1938. Noi avevamo come persona di servizio Natuzza Evolo e un giorno sono venute degli ospiti e io le avevo detto a Natuzza di portare in salotto, dico io, 4 tazze di caffè. Lei è venuta e poi abbiamo distribuito il caffè. Quando sono andata poi in cucina mi ha detto così, signora, lei dice a quel prete non gli ha dato il caffè. Dico, e quale prete? Non ce n'era. Poi ho domandato, c'erano due signore che io non conoscevo. Dico, io Natuzza vedo un prete qua. Dice, era mio fratello. E voi come fate a distinguere quando vedete le persone se sono vivi o se sono morti? Perché voi vedete contemporaneamente... No, non sempre distingo. Infatti tante volte do la sedia anche a un morto. Perché non distingo se è vivo o è morto, distingo solo le anime del paradiso, che sono sollevate dalla terra. L'altro invece no, il piglio per vivi, infatti quante volte ci do la sedia. Molte e volte... loro mi dicono, non ho bisogno che sono un'anima dell'altro mondo. E loro mi parlano di parenti che presenti, perché tante volte capita che viene per esempio un fratello, avevo un fratello morto o il padre e mi dice tante cose per dire, per suggerire al figlio, no? Queste voci dei morti li ascoltate solo voi, li sentite, gli sì, altri sì, nella no, stessa no, stanza non li no, sentono? No, solo io. Io ripeto quello che sento. Sono andata, dico Natuzza, sono preoccupata perché Maria Teresa sente questo dolore al seno e dice, signora non vi preoccupate, lo dico in dialetto come dice certo, lei. Certo, come dice lei. Dice, oh signora non vi preoccupate, io ti vinto. Dice, perché? Dice, sapete che ha vostra figlia? Dice, una mastopatia. Lei va all'appuntamento, si visita, io ero in farmacia, telefono, dice, mamma, chi ti tiene più? Dico, perché Maria Teresa? Dice, sai che cosa mi ha detto? Una mastopatia. Tante volte il medico sbaglia, no? Io non faccio mancanze di carità, gli dico, il medico ha sbagliato. Dico così, portatelo fuori, che è meglio, perché due paradossi ci dico, vedono giù d'uno, ma non dico il medico ha sbagliato.
per non fare una mancanza di carità. Sì. E poi quando fanno poi questi quando altri accertamenti si dimostra che era vero, come che era diverso, sì. Molte volte sono rivolte a voi per dei mali incurabili e poi anche per la vostra intercessione si sono avute delle guarigioni. È guardate, vero. Io dico è vero, però non è che dico io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia, questo non lo faccio io, ma lo fa il Signore. Io mi impegno solo per pregare. Certe volte prendete addirittura su di voi le sofferenze. Tante volte capita che soffro io per gli altri. Per riuscire a avere questa guarigione voi soffrite. Tante volte sì. Muore il giorno di ogni santo.